caso in cui il moto non sia rettilineo ed unidimensionale, ma sia vincolato a svolgersi in un piano, ottenendo così un moto bidimensionale. La traiettoria seguita sarà generalmente rappresentata da una curva. Per descriverla non basterà specificare il valore numerico per lo spostamento, ma occorrerà sempre specificarne la direzione e il verso. La posizione, la velocità e le accelerazioni coinvolte sono grandezze vettoriali. I moti nel piano rappresentano la generalizzazione dei moti unidimensionali. La combinazione tra il moto orizzontale del ciclista e quello verticale di un ascensore può dare luogo a un moto composto che avviene nel piano verticale. Ogni moto unidimensionale è descritto da posizione, velocità e accelerazioni. Ad esempio, un corpo in caduta libera ha una velocità orizzontale costante e un'accelerazione verticale costante e verso il basso, data dall'accelerazione di gravità terrestre. Molti moti bidimensionali possono essere descritti più facilmente quando i moti unidimensionali di cui sono composti vengono riconosciuti. Vediamo come analizzarli al meglio.